L'imparzialità dell'amministrazione, in fondo noi dobbiamo sapere che il primo beneficiario dell'imparzialità è il cittadino. Il cittadino che è beneficiario ed è anche colui che ha gli strumenti oggi anche per controllare l'attuazione del principio di imparzialità. In fondo il principio di imparzialità è posto proprio a presidio del nostro ordinamento di un sano rapporto tra cittadini e imprese. Io non ho seguito tutto l'andamento dei lavori, anche se avevo chi mi informava su quello che avveniva, quindi ero comunque informato su quello su cui si discuteva. Ho letto con particolare interesse il volume di Alfredo Marra, che parte da constatazioni di Nigro sulla visione drammatica dell'amministrazione, dove vi è sempre un conflitto permanente tra valori antagonisti. Io penso che il taglio di quest'opera sia felice, forse già l'ha detto Lorenzo Casini, a dimostrazione che veramente seguivo i lavori. Le informazioni sono giuste. Che ci sia un oiato tra quello che si scrive nei manuali in cui viene descritta, l'hai detto, vero? Viene descritta, quindi l'informazione, come l'amministrazione, come dovrebbe essere in teoria, e poi quella che è l'amministrazione in concreto. Questo volume, come ha già detto Lorenzo Casini, tratta proprio di questioni concrete su cui si confronta l'amministrazione. E allora pure la ripartizione, l'imparzialità nell'organizzazione, poi due profili, quelli oggettivo e soggettivo, sono particolarmente felici per capire le criticità e quello che non ha funzionato nella nostra amministrazione. E l'aspetto della separazione tra politica e amministrazione, tra funzione di indirizzo politico e gestione, è più volte trattato nel volume. Noi sappiamo che forse una vera e propria separazione non c'è stata e forse non ci sarà mai. È stato affermato che da un lato la politica non può fare a meno dell'amministrazione per realizzare la sua azione e dall'altro l'amministrazione non può fare a meno dell'indirizzo politico. Questo secondo me è giusto, bisogna trovare un punto di equilibrio, ma quello che forse noi riscontriamo in concreto è che questo punto di equilibrio non solo manca, ma forse le due parti anche a volte si invertono. E allora il rapporto tra la distinzione tra politica e amministrazione e tutta la disciplina dello spoil system, che anche è accuratamente approfondito nel volume, penso che sia uno degli snodi principali. Ora, al di là di quelli che sono i principi costituzionali anche affrontati, nel volume evidenziato come forse manca una parola chiara della Corte Costituzionale su fino a dove si può spingere il meccanismo dello spoil system sulle posizioni apicali, sui capi dipartimento della pubblica amministrazione, ma forse il problema che noi ci dobbiamo porre, al di là di profili di costituzionalità su cui ormai forse si è consolidato anche una certa prassi applicativa e anche per eventuali modifiche legislative future. E l'altro profilo affrontato è quello dell'amministrazione dal punto di vista soggettivo. Ora, l'imparzialità dal punto di vista oggettivo arranca e arranca per effetto della mancata realizzazione di un meccanismo che garantisca in modo efficace la responsabilità per i risultati dei dipendenti pubblici e dei dirigenti, e in questo modo si fa perdere di rilevanza proprio a quel principio di distinzione tra politica e amministrazione. Dall'altro lato, questa espansione dell'imparzialità dal punto di vista soggettivo, anche in virtù delle competenze attribuite all'ANAC, che anche sono approfondite, rischia di sviare il problema su un profilo che forse non è quello centrale. E mi spiego. Allora, parto dalla distinzione tra politica e amministrazione. Io penso che questo sia il vero nodo irrisolto. La Corte Costituzionale in fondo non può che arginare, finora l'ha fatto, lo riconosce anche il volume, io condivido questo, la tendenza, o meglio la deriva,